Il Covid in Campania rialza la testa e, come testimonia l'analisi della Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana si registra un aumento dei casi di oltre il 40%. Restano sotto la soglia critica i ricoveri in area medica e in terapia intensiva, ma la tendenza è al rialzo. E anche De Luca, a margine di un evento a Caserta, ha messo in guardia dal rischio di una nuova ondata. Dobbiamo stare attenti e dobbiamo soprattutto continuare a mantenere l'uso della mascherina. Ormai da 10 giorni noi registriamo in Campania un aumento di ingressi nelle terapie intensive. Poi possiamo anche far finta di non vedere i problemi. Viviamo tutti più tranquilli, più comodi e poi arriviamo ad ottobre e verifichiamo che c'è una quarta, quinta ondata. In tutte le province è tornata l'allerta. A Salerno la curva è al di sopra della media nazionale al 18%. Ad Avellino si registra un'altra vittima al Moscati. Si tratta di un 76enne originario di Montella. Mentre nel Sannio, a San Pio, si contano 14 nuovi ricoveri e 2 decessi. Sul fronte sanitario, intanto, medici e sindacati sono tornati a sollecitare risposte organizzative per migliorare l'assistenza al Cardarelli. È molto importante rafforzare la rete dei presidi territoriali e il filtro che viene fatto da questi, perché in questa maniera si alleggerisce anche la pressione, spesso impropria, che c'è sul Cardarelli. Oggi parliamo del Cardarelli, che deve ritornare ad essere una punta di diamante della sanità dell'Italia meridionale.